Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Parliamo ancora di Cracovia e delle 10 cose da fare gratis in città. Cracovia, come avete visto nello scorso video, offre diverse attrazioni ed è comunque una meta piuttosto economica in Europa, ma offre comunque diverse opportunità a costo zero. Quindi direi di cominciare subito la nostra lista di 10 cose gratis da fare a Cracovia con il primo suggerimento, che è quello dei tour guidati a piedi. Secondo me sono un ottimo modo, soprattutto per i viaggiatori solitari, per avere un primo approccio con la città visitandone le attrazioni principali. Ne ho visti diversi, in realtà non ne ho visti in italiano, ma sicuramente ci sono, vi basterà fare magari un controllino online. Secondo consiglio per risparmiare a Cracovia, mettiamolo così, è la Basilica di Santa Maria, che è un must-see della città. L'entrata a pagamento è un'entrata laterale. Entrando però dall'entrata principale non vi servirà pagare e avrete comunque l'opportunità di dare un'occhiata alla più importante espressione d'arte religiosa in città. Sempre rimanendo in tema religioso, c'è anche la Basilica dei Francescani, la cui entrata è gratuita. E nonostante l'esterno sia austero, gli interni sono davvero molto finemente decorati e con delle vetrate policrome veramente stupende. Rimanendo in zona, quindi sempre nel centro storico, vi segnalo il Collegium Maius, di cui potete visitare i cortili interni, non il museo. Ma all'interno di uno di questi due cortili, in maniera del tutto gratuita, potete vedere un carillon che suona tutti i giorni alle ore dispari. Arrivando appunto ai musei, la maggior parte dei musei a Cracovia offre l'entrata libera in un giorno a settimana. Per esempio, per quella che è la mia esperienza, posso dirvi che al Museo Nazionale la domenica è possibile visitare gratuitamente le mostre permanenti. Poi, comunque, se avete qualche altro museo che vi interessa vedere, vi basterà cercare appunto online e vedere se, anche se ci sono stati cambiamenti magari in questo tipo di offerta. Spostandoci un pochino dal centro storico, vi segnalo il ponte Kladka Bernatka, che è un ponte tra i must-see per la sua architettura moderna ed elegante. Inoltre, il fiume Vistula, che attraversa questo ponte, è importante a livello storico perché rappresenta il confine dell'impero austro-ungarico. Passando poi al quartiere ebraico, che si discosta un pochino da quello che è il centro storico, vi segnalo Plac Novi. La piazza è il cuore pulsante del quartiere ebraico, per l'appunto, ed è animata dai mercatini delle pulci e da qui potete partire ad esplorare un pochino la zona circostante, che è ricca di murales, se siete interessati. Sempre lì vicino potete puntare a Kopiek Kraka, che è una montagnola artificiale su cui salire e da cui scattare bellissime fotografie panoramiche. Spostandoci poi più lontano da quella che è il centro di Cracovia, vi segnalo il cimitero Rakowicki. Può sembrare strano che io vi consigli un cimitero, ma è uno tra i più rinomati in Polonia ed ospita tombe e mausolei che sono molto interessanti dal punto di vista architettonico. Per ultimo, ma non per importanza, per distanza dal centro, vi segnalo due oasi di cui vi scrivo qui sotto il nome perché è impronunciabile per quanto mi riguarda. La prima è un'ex cava di calcare che è stata recuperata ed è ottima per concedersi un tuffo nella natura, un po' fuori da quello che è il caos, della città, seppur piccola come Cracovia. La seconda invece è una riserva naturale con un bellissimo lago e alcune spiaggette in cui rilassarsi un pochino. Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, nel caso lasciate un bel like e se non siete iscritti iscrivetevi al canale in maniera tale da non perdervi i prossimi video che saranno comunque in Polonia, perché oltre ad aver visitato Cracovia abbiamo anche fatto due escursioni. Quindi arriveranno anche i video di queste due escursioni. Se conoscete qualche altra cosa, attività gratuita da fare a Cracovia, lasciatela in un commento qui sotto. Sempre qui sotto, ma in descrizione, trovate il link a tutti i miei social per seguirmi in diretta nelle mie avventure. Noi ci vediamo al prossimo video. Have a nice life!